I was petrified. Motore, partito. Partito. Ciak. 1, 2, 3, 4, 5 seconda. Il filo di Arianna, un progetto che va verso la conclusione. Il risultato sono 7 film, 7 cortometraggi della durata di 15 minuti realizzati da ragazzi giovanissimi. 30 meravigliosi ragazzi che sono stati coinvolti all'interno di un percorso di filmmaking, cioè giriamo dei film, anzi scriviamoli, anzi inventiamoli, interpretiamoli, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie capacità, ha trovato il proprio ruolo e ha partecipato attivamente. Chuck in campo. Ok, 9, 1, 2, primo, Chuck! Allora, Chuck. 5, 1, 2, 2, 0, 5. Ecco, quindi dalla sceneggiatura alla fotografia, alla ripresa, anche al montaggio, si sono occupati di tutto. Sì, certo, con la guida di persone esperte, e poi alcuni hanno fatto gli attori, altri hanno preferito stare alle macchine, altri sono occupati del suono, e ognuno ha dato il suo apporto. E imparare a stare con gli altri in maniera cooperativa, avere la gioia di stare con gli altri è difficile in questo momento storico. I ragazzi di oggi hanno purtroppo una difficoltà a instaurare delle relazioni significative, piacevoli. C'è un progressivo spostamento verso il mondo virtuale, dal mondo reale. Ecco, questo è un po' riportarli nel mondo reale. 2, 1, 2, seconda. Seguiva alcuni di questi ragazzi anche prima del percorso. Sono 30 ragazzi, tutti minorenni. Di che ragazzi parliamo? Che difficoltà hanno loro? Parliamo di ragazzi che hanno varie difficoltà di ordine psicopatologico, anche fasi della vita in cui si sono ritrovati un po' in crisi. Le condizioni di base sono molto varie. Alcuni ragazzini hanno dei disturbi del neurosviluppo, ma questo davvero rimane molto molto sullo sfondo, perché lì sono diventati dei ragazzi, delle persone che avevano... Anche degli artisti. Anche degli artisti, come no, che avevano molto da dire, molto da comunicare. Un potente mezzo terapeutico, il cinema lo è. C'è una corrente di studi sulla cinematerapia, però questo va oltre, perché in genere per cinematerapia si intende esporre delle persone alla visione di film già fatti. Questo va molto oltre, perché loro i film li hanno scritti, li hanno girati, li hanno fatti. Parlando di cinema, questi ragazzi per la prima volta si vedranno sul grande schermo proprio fra pochissime ore. Esatto, e questo è l'aspetto che potenzia fortemente l'autostima. Noi abbiamo anche raccolto alcuni dati scientifici e già abbiamo visto che soltanto il fatto di avere partecipato alla troupe cinematografica ha già cambiato il livello di autostima di questi ragazzi.